vedremo i pericoli che si nascondono dietro un'operazione apparentemente molto semplice come quella di un trasloco della linea telefonica e daremo qualche consiglio utile per evitare problemi, costi, rogne nascoste dietro questa operazione apparentemente molto semplice. Di solito accade, insomma, ogni volta che noi abbiamo l'esigenza di cambiare casa. Acquistiamo una nuova casa, andiamo in affitto presso una nuova abitazione, dobbiamo trasferire l'utenza telefonica e lo facciamo attraverso una richiesta all'operatore di telefonia che diciamo, gestisce la nostra linea telefonica, in genere TIM, Fastweb, Vodafone, Tiscali. Questa richiesta è molto semplice, addirittura viene fatta per la maggior parte dei casi che ci capita telefonicamente. Basta una chiamata al 187 nel caso di TIM, si manifesta, si esprime la propria necessità di cambiare la linea telefonica e l'operatore dall'altra parte del telefono ci chiede una serie di dati, ci chiede di confermare la volontà di trasferire l'utenza nuova abitazione, di solito effettua una registrazione e poi finisce lì. E sembra che la cosa, almeno ai nostri occhi di utenti, debba procedere velocemente. A volte si sbilanciano gli operatori anche dicendo un tempo di gestione della pratica che è molto breve, qualche giorno, magari a volte ci promettono. Però le cose non sempre vanno così velocemente. Un nostro cliente che ci ha contattato qualche giorno fa, Alessio, ci ha addirittura comunicato di aver riscontrato un ritardo di ben 59 giorni e non è ancora finita, sta ancora contando i giorni, le ore e i minuti da quando ha fatto la richiesta e ad oggi non hanno ancora completato il trasloco. Non solo Alessio, il nostro cliente, ha fatto una richiesta di trasloco 2 mesi fa ed è ancora nella nuova casa senza linea. Ma addirittura ci dice che la Telecom l'ho anche chiamato più volte dicendo che c'erano dei problemi, che c'erano dei ritardi, e poi che per risolvere questi ritardi avrebbe potuto accelerare la pratica, udite, udite, attivando una nuova linea telefonica. Cioè avrebbe dovuto lasciare la linea telefonica vecchia così com'era e attivare una nuova linea nella nuova abitazione. In questo modo la Telecom avrebbe raddoppiato il numero di clienti in un sol colpo e Alessio si sarebbe dovuto trovare a pagare, almeno per un periodo di tempo che non si sapeva quanto sarebbe durato, quanto lungo, 2 linee telefoniche, quella della vecchia casa e quella della nuova, nella nuova abitazione. E Alessio, la necessità di avere una linea funzionante, ha accettato questa proposta di Telecom. E quindi adesso sperava in questo modo perlomeno di avere una linea telefonica internet funzionante nella nuova casa, ma non è andata così. Nonostante questa richiesta di attivazione di nuova linea, a distanza di 2 mesi, Alessio è ancora senza internet e senza telefono nella nuova casa. Non contenti, la Telecom ha proposto ad Alessio anche la modifica della vecchia linea telefonica, per cui Alessio ha ricevuto una modifica nella vecchia linea telefonica peggiorativa, perché si è dovuto impegnare per un nuovo periodo di vincolo di 24 mesi, quando il precedente stava per concludersi, e ha accettato delle condizioni, una modifica tariffaria che è peggiorativa rispetto a quella precedente. In pratica verrà a pagare più di quanto pagava prima. Ecco che, come vedete, un'operazione apparentemente molto semplice, come un trasloco di casa a cui doveva seguire un trasferimento della linea telefonica, si sta rivelando una vera e propria odissea, un'odissea anche economica. Perché Alessio sta pagando per una linea nella vecchia casa che ha ormai lasciato, che non può sfruttare.
e nonostante stia pagando questi soldi, oggi è senza internet e senza telefono, con l'aggravante che dovrà pagare, non appena gli verrà attivata, una seconda linea nella nuova casa. Insomma, come possiamo difenderci da questa, da questa serie turbinosa pasticci e di ritardi di servizi da parte degli operatori? Allora, intanto bisogna cercare di produrre, di mantenere, di procurarci dei documenti scritti il più possibile che possano attestare e provare l'inadempimento dell'operatore. Vi ho detto che di solito la richiesta di traslogo si fa telefonicamente, questa è una ovvia comodità, ma a questa comodità dobbiamo cercare anche di conciliare la nostra esigenza di tutela, facendo seguire a questa telefonata sempre un documento scritto, intanto appuntandoci giorno, ora e possibilmente nome dell'operatore, indicando anche il contenuto della, della telefonata, quando la facciamo per le nostre richieste, in modo che potremo poi costruire, ricostruire la, la, il susseguirsi delle telefonate e poi in una fase di risoluzione del, del contenzioso andare a, a comunicare a Telecom esattamente i giorni in cui noi abbiamo fatto la chiamata e che cosa abbiamo detto, con chi abbiamo parlato. In secondo luogo, sarebbe opportuno far seguire alla telefonata una mail, magari una PEC se ce l'avete, un fax va benissimo, o anche una comunicazione fatta attraverso gli strumenti online, l'area My Team, a cui ognuno si può collegare per registrarsi, oppure la chat degli, dei vari operatori sui social, che poi avremo cura di farne una schermata e di salvare sul nostro PC. In questo modo ecco che potremo avere la prova documentale che quel giorno avevo fatto una richiesta che poi non è stata eseguita secondo i, i, i tempi previsti e questo è un'informazione che è nel nostro controllo. Saremo noi in grado di poter dimostrare che abbiamo fatto la telefonata e che abbiamo fatto quella richiesta. Se non facciamo questo lavoro, diciamo, di registrazione documentale, ecco che saremo assolutamente incapaci di poter eventualmente dimostrare l'inadempimento dell'operatore. Cioè non potremo dimostrare che c'è stato il ritardo nell'attivazione, perché la telefonata che il servizio clienti ci fa per registrare ad esempio la nostra volontà di trasloco è un'informazione in possesso dell'operatore, quindi se l'operatore non collabora ed è poco onesto, quella, quell'informazione rimane nel suo pieno controllo e non nel nostro, e quando noi andremo a dire sì, ma io quel giorno tu mi hai detto che mi avresti fatto il trasloco entro 10 giorni, l'operatore avrà gioco facile nel dire ma dimostramelo che io ti ho detto questa cosa, perché a me non risulta. Ecco che invece se noi facciamo seguire alla telefonata un documento scritto, un reclamo, una mail, un fax, l'operatore non potrà più dire no, non ti ho detto questa cosa, perché noi gliel'abbiamo comunicato per iscritto quel giorno e ne abbiamo prova certa. Quindi cerchiamo di mettere tutto per iscritto. Un altro suggerimento che possiamo dare in questi casi è quello di verificare sempre con molta attenzione le condizioni che ci vengono comunicate quando andiamo a fare una richiesta di trasloco di questo tipo. Ho detto prima che nella situazione di Alessio l'operatore gli ha fatto una serie di proposte fantasmagoriche che avrebbero dovuto accelerare la pratica. Ad esempio il fatto che doveva attivare una nuova linea nella nuova abitazione e il fatto che avrebbe dovuto cambiare le caratteristiche della linea vecchia nella vecchia abitazione. Queste cose possono essere verificate in qualche misura e vi faccio vedere come. Mi sono andato a procurare la schermata dove sono presenti le condizioni di adesione all'offerta. Adesso ve la faccio vedere
più in grande. Un attimo che la ingrandisco. Ecco qua. Confermatemi se la vedete bene. Se non la vedete bene, comunicatelo nella chat e vedrò di ingrandire. Allora, in pratica, Alessio era stata proposta un'offerta che appariva così. Adesso vi faccio vedere. Ecco, in pratica, adesso è stato detto: guarda, per passare al nuovo piano, andare nella nuova casa, devi attivare una nuova linea, e la nuova linea avrà queste caratteristiche. Super mega, 29,90 al mese, con Disney Plus incluso. E apparentemente questa cosa è molto conveniente, molto interessante. Però queste promesse fatte dal commerciale, è opportuno sempre andare a verificare. Io l'ho fatto ed è venuto fuori questo, che la offerta, come vedete, ha questo bel 29,90 ben visibile al centro della pagina, con mondo Disney Plus incluso, ma sotto ha una serie di puntualizzazioni scritte molto più in piccolo, che anche queste sembrano convenienti: internet veloce, modem T-Mob, chiamate illimitate. Ma se andiamo a vedere più nel dettaglio, quindi andando a cliccare su queste voci, oppure qui vedete dove ci sono queste sottolineature poco visibili, nelle parti in piccolo, ecco che appare una proposta commerciale, che è quella che adesso vi faccio vedere qui sopra, che è molto molto più complessa e articolata e dalla quale non si capisce pressoché nulla. Infatti, io ho cercato di sottolineare le parti che devono restare la nostra preoccupazione in giallo, dove tra l'altro si dice che qualora non andasse a buon fine l'attivazione della tecnologia DSL, sulla linea verrà attivata l'offerta tutto voce al prezzo di 36,90 euro al mese. Quindi già le 29,90 non si vedono più, si vedono 36,90. Inoltre c'è scritto che l'offerta include l'acquisto del modem T-Mob rateizzabile fino a 48 mesi, e il contributo di attivazione costa 10 euro al mese per 24 mesi. Quindi già ci dà un'altra informazione, che quelle 29,90 prevedono che noi acquistiamo il modem, e non si capisce bene a quali condizioni. Sembrerebbe 10 euro al mese per 24 mesi. Inoltre, andando a scendere più sotto, vediamo che c'è scritto un'altra cosa preoccupante, che ci deve allarmare pure, che c'è un'opzione voce. Cioè, che significa un'opzione voce? L'opzione voce è l'opzione delle chiamate illimitate, e dice che al termine dei 48 mesi l'opzione avrà un costo di 5 euro al mese, ed è inclusa questa opzione voce quando si fa l'attivazione online. E poi infine l'altra cosa dubbia è il contributo di attivazione, dove praticamente c'è scritto in basso, nell'ultima parte, che il contributo di attivazione equivale a 240 euro mensili da pagarsi in 24 rate, con una rata mensile di 10 euro. Ecco che, andando a leggere il dettaglio dell'offerta commerciale, vediamo che quelle 29,90 euro sono in realtà uno specchietto per le allodole, che nasconde dietro una serie di condizioni molto, molto più invasive e scomode, che ci vincolano in tanti modi. Ad esempio, attraverso questo obbligo di pagamento, non si capisce se è incluso oppure no nelle 29,90 euro, dove se noi interrompiamo la funzione della linea telefonica perché decidiamo che non siamo contenti del servizio e ce ne vogliamo andare, saremo obbligati a versare le restanti parti delle rate di attivazione in un'unica soluzione. Questo ovviamente non viene detto né dall'operatore per telefono, o non viene fatto capire, né viene spiegato nella descrizione iniziale dell'offerta telefonica. Quindi, ecco, vedo che avete fatto le domande, tra poco risponderò per quanto possibile a tutti.
Se avete altre domande su quello che ho appena detto, procedete pure a farle nei commenti e tra un attimo sarò subito da voi per rispondere. Ecco, quindi tutto questo per dire un'operazione semplice come facciamo un attimo il punto della situazione. Un'operazione semplice come una domanda di trasloco si può rivelare un'odissea, sia in termini di tempo atteso per il completamento di questo trasloco, sia in termini di sorprese tariffarie, economiche, imposizioni, bugie che gli operatori ci dicono pur di indurci ad accettare delle condizioni diverse, peggiorative, sperando in questo modo di velocizzare la pratica di trasloco. Occhio, stiamo attenti quando succede e mettiamo sempre per iscritto tutto quello che ci viene detto e verifichiamo la corrispondenza a realtà di quello che ci viene detto andando a vedere le condizioni di dettaglio del sito. Che cosa possiamo fare per difenderci da una situazione del genere e quali sono le conseguenze in cui incorre l'operatore se compie determinati comportamenti scorretti? Le conseguenze sono che possiamo farlo condannare al pagamento di un indennizzo, quindi di una sorta di risarcimento, per un ritardo eccessivo rispetto ai tempi tecnici previsti e garantiti per un'operazione come il trasloco. Questi tempi sono previsti, vi faccio vedere il documento, nella carta servizi. La carta servizi è un documento che potete recuperare in maniera molto semplice sul sito dell'operatore, in questo caso un esempio che abbiamo fatto del nostro assistito Alessio, www.team.it, oppure andate su Google, carta servizi team, o Vodafone, se il vostro operatore è Vodafone, o Fastweb, o Tiscali, quello che è, e vi apparirà una serie di ricerche con la carta servizi dell'operatore in questione. Io sono andato a recuperare quella di TIM per farvi vedere che cosa dice, ecco, ingrandiamo un attimo, per farvi vedere cosa dice in merito al ritardo nel trasloco. La carta servizi di TIM prevede una serie di tempi che l'operatore deve rispettare per completare determinate richieste del cliente. Andiamo alla parte relativa al trasloco, che è questa qui, che prevede che per la linea telefonica di casa il trasloco deve essere completato addirittura entro 10 giorni solari dalla richiesta. E se questo non succede, qui a destra, vedete, nella parte indennizzo, vediamo che c'è garantito un indennizzo di 7,80 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Quindi nel caso del nostro assistito Alessio, che aspetta da quasi 2 mesi il completamento del trasloco, capiamo che tolti 10 giorni, che sono il tempo, ecco, fatemi un attimo ridurre la schermata, tolti i 10 giorni, che sono il tempo minimo garantito dalla Telecom per completare la richiesta, i 50 giorni di ritardo, per quei 50 giorni Telecom è tenuta a corrispondere un indennizzo, un risarcimento pari a 7,80 per 50, quindi fa circa 400 euro di indennizzo. Questo per quanto riguarda la parte di fonia, la voce. Per quanto riguarda la parte ADSL, altrettanto, perché sono due servizi separati, entrambi necessari, non accessori, e quindi per una giurisprudenza consolidata dell'autorità garante delle comunicazioni, l'indennizzo, il risarcimento, spetta sia per la parte di telefono fonia, voce, e sia per la parte di internet ADSL, collegamento dati. E quindi in questo caso l'ammontare che spetterebbe Alessio sarebbe di circa 400 più 400, circa 800 euro. Ecco, sapere queste informazioni può essere estremamente importante nel momento di dover far valere i propri diritti, può essere estremamente importante per ottenere
quanto dovuto dall'operatore e farlo condannare anche a un risarcimento danni molto interessante. E dunque, questo per quanto riguarda gli indennizzi. E a questo punto avrei concluso questa breve così introduzione al discorso del traslogo. Adesso, se volete, andiamo a vedere un attimo le vostre domande e cerchiamo per quanto possibile di rispondere. Allora, vediamo un po'. C'è Maria Giancaterino che dice, un attimo che mostro la sua domanda. Ecco qua. Non si era detto che le utenze telefoniche si devono pagare ogni 2 mesi. Io continuo a pagare un... no, ultimamente l'autorità ha obbligato gli operatori a tornare alla fatturazione mensile e quindi è normale che le utenze si paghino ogni mese. Allora, vediamo un attimo il commento di Eka. Se non ho pagato ultima bolletta, perché da settembre non avevo il servizio Vodafone TV, non mi fanno il trasloco della linea perché non ho pagato la bolletta. Possono? Sì, allora, se l'utente non è in regola con i pagamenti, l'operatore si può rifiutare di completare alcune sue richieste di modifica del servizio, come ad esempio il trasloco. Poi, se la bolletta, come sembra ipotizzare ECA, non è stata pagata perché ha avuto un disservizio, beh, allora questo disservizio va contestato. Se in seguito alla contestazione la controversia è risolta e quindi, per esempio, facendo la conciliazione e facendo la contestazione alla Vodafone, si trova un accordo in base al quale, ad esempio, Vodafone riconosce una responsabilità perché non aveva offerto il servizio e quindi chiede il pagamento di una bolletta scontata, allora in quel caso si risolve il problema dell'insoluto, del mancato pagamento e l'utente può chiedere il trasloco. Però fino a quel momento, fino a cui il cliente, al momento in cui risulta inadempiente, questa cosa non è possibile. Infatti poi Eka stessa sembra essere arrivata a questa conclusione, cioè dice, cioè io ho chiesto di ricalcolare la bolletta eliminando Vodafone TV e solo in questo caso pago. Posso fare? Sì, senz'altro. Si può chiedere all'operatore per il disservizio subito di effettuare una correzione e quindi ridurre una bolletta eliminando un costo per il quale che non si è potuto usufruire. E quindi, dopo aver risolto questa situazione dubbia con l'operatore, si può procedere con la richiesta di trasloco. Queste sono le domande che sono arrivate. Io, se non avete altre domande, chiuderei qui il live. Sarò di nuovo presente sul canale per altri temi. Sia di telefonia, sia di altre utenze, banche, o viaggi, o altre utenze comunque di altre situazioni di interesse per il consumatore. Quindi, vi invito a seguirmi sulla pagina Facebook, dove informerò tutti gli iscritti su altre future live, su argomenti di vostro interesse. Se avete qualche argomento che vi sta particolarmente a cuore, potete suggerirlo, inserendolo nei commenti o nei messaggi alla pagina e sarò felice di rispondere alle vostre domande e di parlarne magari con un live, come ho fatto oggi, per la situazione del trasloco. E se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti per la vostra partecipazione e mi auguro di rivedervi alla prossima live. Ciao a tutti.